Un comitato di cittadini per la mobilità, il nuovo sodalizio si chiama La viabilità pubblica efficiente ed è nato a Taranto su iniziativa di alcuni soci dell'associazione culturale L'Obiettivo, aperto alle persone e alle associazioni che vogliono dare un contributo costruttivo e propositivo per il miglioramento della mobilità cittadina. Sono portavoce Paride Simon, Nicola Russo e Michele Quarto, mentre il segretario è Vittorio Prudenzano. Uno dei primi passi è stato rappresentato dall'incontro con Alfredo Spalluto, presidente di Chima Mobilità, e Mattia Giorno, assessore comunale alla mobilità sostenibile. Una riunione molto partecipata e un confronto vivace in cui si è parlato tra l'altro di tempi di percorrenza, servizi in navetta, manutenzione delle pensiline e del potenziamento dei display elettronici. Un comitato che serve per collaborare con l'amministrazione, esattamente con l'azienda AMAT Chima, per migliorare il servizio di trasporto pubblico e attraverso l'efficientamento della puntualizzazione dei bus alle fermate, soprattutto questo. È stato un incontro appassionato, interessante su quella che è la mobilità a Taranto e su quella che sarà la mobilità di Taranto. È un'occasione in cui andiamo a sviluppare la nuova cultura tarantina della crescita in senso di mobilità sostenibile, che significa fare bene meglio, fare spendendo meno e inquinando di meno.